Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Iniziamo con la pagina politica partendo dal Consiglio Comunale di Chieti che questa mattina ha avuto all'ordine del giorno un argomento caldo e caldi sono stati i toni all'interno dell'assise civica perché il dibattimento si è svolto sull'approvazione del bilancio. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Assestamento di bilancio, oggi Consiglio Comunale a Chieti, battaglia è il caso di dire in Consiglio Comunale, Sindaco. Sì, battaglia tutto sommato prevedibile, ahimè anche con tanta sciocchezza da parte politica, da parte delle opposizioni che continuano a fare un ostruzionismo assolutamente vuoto, senza alcun senso. I problemi ci sono, li conosciamo tutti, noi ci stiamo mettendo faccia, senso di responsabilità e tanto lavoro per salvare il bilancio del Comune e per salvare la città. Loro come sempre ci mettono un siparietto da teatro di terzo livello, sono contenti loro, saranno contenti anche i loro elettori. È la terza volta, il terzo anno consecutivo che c'è parere negativo sulle previsioni di bilancio e anche con un nuovo collegio di revisore rimane questo dubbio forte nella gestione finanziaria dell'ente che a parere dei revisori non porterà sicuramente niente di buono per l'ente. Ecco, noi stiamo cercando in qualche modo in aula di far evidenziare queste problematiche e in particolare le previsioni di entrata sono sempre sovrastimate rispetto poi a quello realmente accertato. Questo porterà al collasso come già è di fatto l'ente e sicuramente andremo sempre più verso il dissesto da parte dell'ente. E allora adesso ci spostiamo a Teramo, il tema è sempre quello, il bilancio e i debiti del Comune, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale oggi durante il Consiglio Comunale hanno abbandonato la seduta in protesta rispetto ai 900.000 euro di debiti fuori bilancio da approvare in Consiglio. Elisa Leuzzo. Io credo che quello dei debiti fuori bilancio ormai sia diventato in questa amministrazione un uso e un abuso. Laddove ci sono delle inadempienze da parte di dirigenti o di amministratori che in passato hanno sottovalutato questo percorso, secondo me andrebbero responsabilizzati e chiamati in causa. Non si può ogni volta che c'è un problema tornare in consiglio comunale con una variazione e con un debito fuori bilancio. Il debito fuori bilancio di una portata così importante, notevole, economicamente parlando, si parla di centinaia di migliaia di euro, noi chiediamo dove sono le responsabilità dei dirigenti che hanno consentito di arrivare a un debito fuori bilancio così importante, dove sono le responsabilità degli assessori che in quel momento amministravano e non si può chiedere ogni volta una sanatoria come se uno commettesse peccati in continuazione e andasse poi in chiesa con una preghiera e gli venissero abbonati e scontati tutti i peccati. Il peccato va pagato, quindi quando si contrae un debito fuori bilancio noi vogliamo capire di chi è la responsabilità e quantomeno chiamati in causa per le proprie competenze. Perché uscire e non astenersi? Assolutamente, noi non mettiamo nessuna firma su un atto deliberativo di un consiglio comunale, essere presenti, astenersi è come mettere una firma su questo debito fuori bilancio, noi non l'abbiamo contratto, non eravamo responsabili, non siamo responsabili, non votiamo assolutamente, siamo opposizione di maggioranza di destra di questa amministrazione e lo continueremo ad essere fin quando non ci sarà chiarezza da parte del sindaco. E restiamo sempre all'interno del Consiglio Comunale di Teramo, oggi abbastanza movimentato, tanti gli argomenti all'ordine del giorno, ma quello che all'opposizione più interessava è stato rimandato, cioè la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino. Fabio Berardini, dal debito fuori bilancio, dalla maggioranza che si sta un po' spaccando, non c'è più condivisione, che passa da una lista ad un'altra e soprattutto la sfiducia al Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino, qual è la vostra posizione da opposizione? Beh, noi pensiamo che questa maggioranza appunto sia completamente spaccata, che il sindaco non abbia più il controllo di questa situazione e ne abbiamo avuto la riprova anche oggi, in quanto noi abbiamo presentato come opposizione una questione sospensiva perché la mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale deve essere messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo appunto il regolamento. Invece questa maggioranza, questo sindaco e questo segretario generale, in completo sprezzo delle norme
norme e delle regole di legge, hanno pensato bene di prendere tempo e voler differire la cosa. Tant'è che è stata necessaria anche una riunione di maggioranza lampo, proprio perché il sindaco non ha proprio il benché minimo controllo di questa maggioranza. Si continua ad andare avanti violando le regole, si continua ad andare avanti approvando variazioni di bilancio che comportano ulteriori aumenti di spesa. Un comune, dal nostro punto di vista, completamente allo sbando, e noi ci aspettiamo a breve che questo Presidente del Consiglio sia rimosso, in quanto non rappresenta più l'imparzialità, e anche oggi ha voluto dare la parola prima all'amministrazione e concedere la pausa senza dar modo all'opposizione di dire la sua. Questa è veramente una situazione intollerabile che denunceremo in tutte le sedi opportune. Restiamo ancora alla politica, ma ci occupiamo delle prossime elezioni amministrative che si avvicinano a grandi passi. Sabato c'è stato un tavolo politico all'interno del centrodestra, è venuta fuori diciamo, la volontà di esprimere una posizione unitaria rispetto ai comuni che andranno alle urne. Questa posizione è stata espressa questa mattina ai nostri microfoni anche dal presidente onorario della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che ha detto proprio: il centrodestra è vincente solo se va unito. Come vede il centrodestra oggi con la maggioranza, il centrosinistra, oggi, rispetto agli anni passati? Ma oggi governare usura, nel senso che porta a deludere quelle che sono le aspettative, soprattutto quando queste aspettative sono state enfatizzate in modo assai populistico e demagogico durante le campagne elettorali. Quindi la delusione poi diventa forte, e in questo senso il centrodestra sta riprendendo. Tutti gli indicatori ci dicono che il centrodestra comincia ad essere ripercepito come alternativa, naturalmente, se va unito. Se non va unito, ovviamente è perdente. Però noi in Abruzzo abbiamo già dimostrato che anche in tempi duri per il centrodestra, e quindi di vento contrario, l'Unione ha portato a dei risultati elettorali favorevoli. Mi riferisco per esempio a Chieti, uno dei nostri quattro capoluoghi. Quanto riguarda insomma poi il centrosinistra, al di là di una serie di annunci che diventano una sorta di annuncite da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, credo che la situazione sia chiara a tutti: il Paese non va bene, le famiglie non stanno bene, gli imprenditori stanno malissimo, non si assume ma si licenzia ancora. Non è vero questa ripresa, che tra l'altro è assolutamente marginale e che forse porta a pensare a non capire bene qual è il problema vero, altro che lo 0%. Noi abbiamo perso 13 punti percentuali di PIL. Adesso 0,2, 0,1, festeggiare per questo mi sembra assai ridicolo. La situazione insomma è molto grave, molto pesante, e il centrosinistra non è in grado di affrontarla, come sta dimostrando in questi anni. Dunque queste le parole del presidente emerito Gianni Chiodi. Andiamo avanti e adesso cambiamo argomento, ci occupiamo ancora una volta di banche, di quello che sta accadendo dopo il decreto del governo per il salvataggio degli istituti di credito, tra cui anche la Carichieti. Sapete che nel Chietino così azionisti diciamo, della banca e anche enti stanno preparando una class action, questo per quanto riguarda Carichieti. Invece per quanto riguarda Banca Etruria, alcuni cittadini dell'Aquila si stanno unendo in un comitato. La speranza è quella di recuperare i soldi persi attraverso un'azione civile. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Daniela Rosone. Una riunione al vetriolo, quella che si è tenuta nei giorni scorsi a Pizzoli, oggetto la Banca Etruria e i risparmi degli aquilani andati persi dopo il salvataggio dell'istituto bancario da parte del governo. I risparmiatori aquilani hanno deciso di costituirsi allora in comitato. A Pizzoli infatti c'è una delle sedi della banca. L'unica strada da seguire in questi casi è agire civilmente nei confronti della persona giuridica della banca, che sarà dichiarata inadempiente, secondo il legale che si sta occupando della causa. In definitiva ci saranno buone probabilità
possibilità di recuperare i soldi, ma i tempi non saranno brevi. Circa 1.500 gli abitanti del piccolo comune dell'Aquilano che sono azionisti della Banca Etruria. Tra loro ci sono commercianti, piccoli artigiani, tutti preoccupati per il futuro dei loro risparmi di una vita. Una vicenda che sicuramente avrà risvolti anche nel tessuto economico del comune del Comprensorio. I tempi per i risarcimenti, come dicevamo, non saranno brevi. In questa vicenda ci sono coinvolte anche Carichieti, Cariferrara e Banca Marche. I risparmiatori di Carichieti hanno già avviato una class action in tal senso. Oltre a Banca Etruria Pizzoli, lo ricordiamo, all'Aquila c'è anche la filiale di Viale Corrado IV. Banche salvate, denunciano i cittadini, con i nostri risparmi. Anche la politica locale si sta muovendo con il governo centrale affinché i soldi dei risparmiatori possano essere in qualche modo recuperati. E adesso ci occupiamo dei tagli ai patronati e ai CAF, sindacati sul piede di guerra contro il governo. Dicono che bisogna ripensare questo provvedimento perché a pagare saranno le classi meno abbienti. Vediamo il servizio. Coach, ancora tagli per i CAF, come nello scorso anno, cittadini penalizzati. È un taglio che va a pesare pesantemente sul servizio che noi organizziamo da anni ormai e naturalmente va a pesare anche sugli organici, sia dei CAF che dei patronati. Per cui noi invitiamo il governo a riflettere e a bloccare questa iniziativa, perché si tratta di un'iniziativa penalizzante che certamente non va a penalizzare il sindacato. Va a penalizzare invece il servizio che viene erogato a 360 gradi sui comuni del nostro paese. È un servizio fondamentale appunto per le fasce più deboli della popolazione che non possono permettersi il ricorso a privati. A sindacati uniti per invitare il governo a ripensarci. Noi siamo a ribadire che occorre proprio un'inversione di tendenza, anche perché se questi tagli venissero confermati ci sarebbe una mancanza di strutture CAF, ad esempio sui territori, proprio nei territori più interni della nostra regione e della nostra provincia. Quindi a questo punto sarebbero svantaggiati come sempre quelli che non possono accedere a un servizio centrale. Ed ora una notizia di cronaca. In trasferta dal Lazio erano probabilmente pronte ad effettuare furti in pieno centro a Pescara, ma sono state bloccate dai carabinieri del nucleo investigativo in collaborazione con i militari del radiomobile della compagnia di Pescara. Si tratta di tre giovani nomadi che sabato sera sono state segnalate da alcuni cittadini a girarsi con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni private di via Raffaello. Tra loro c'era anche una ragazzina di 14 anni, mentre un'altra, una 19enne, residente nel campo nomadi romano della Barbuta, è risultata ricercata per un ordine di carcerazione emesso lo scorso 19 novembre dal Tribunale di Frosinone per furto aggravato in abitazione. Le tre giovani, inoltre sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di un cacciavite della lunghezza di 50 cm, un paio di forbici, parti di contenitori in plastica comunemente utilizzati per forzare le serrature ed uno spadino tutto nascosto sotto gli indumenti. Adesso ci occupiamo di sociale e di sanità, fondi per le malattie rare. Questa mattina a Pescara se ne è parlato in un incontro fra il rappresentante di Progetto Noemi, Andrea Sciarretta, papà della piccola Noemi, e gli assessori regionali Sclocco e Paolucci. Per la prima volta quest'anno è stato fatto un bando proprio per andare incontro alle famiglie con genitori disoccupati, con figli gravissimi, con malattie genetiche gravissime, quindi proprio un bando specifico per le problematicità più forti. Assessore Paolucci, assessorato alla sanità e anche assessorato competente in questa vicenda, una vicenda comunque complicata che resta difficile da affrontare. Ma c'è sempre più un'integrazione tra sociale e sanità che plasticamente si raffigura anche con la presenza congiunta in questi incontri, ma che poi operativamente ha dato già seguito ad alcune risposte e iniziative come quella sulle malattie rare, sui posti letto dedicati a Pescara. Ovviamente, come dire, il percorso integrato di un servizio di assistenza poi, una volta concluso quello sanitario e anche quello per acuti, deve trasferirsi sul territorio, in casa, con le cure domiciliari o con un'assistenza sociale adeguata, e pertanto sarà oggetto anche di confronto esattamente questo tema. Andrea Sciarretta, oggi incontro con gli assessori Sclocco e Paolucci per parlare di questi fondi per la disabilità, fondi che sarebbero disponibili ma che sono da sbloccare al più presto. Sono quei fondi destinati alle famiglie che hanno in carico disabilità gravissime.
e quindi vogliamo far sì che ci sia una continuità nell'erogazione, anche perché nel luglio del 2015 è stato approvato un bando sui caregiver familiari e stiamo ancora aspettando che questi fondi vengano elargiti. Come sta la piccola Noemi? La piccola Noemi come sempre combatte, ricordiamo che comunque l'asma è una malattia del motoneurone, quindi è neurodegenerativa, quindi la bimba non si stabilizza, è in continuo peggioramento. Ciò che la tiene in vita è l'assistenza domiciliare, l'assistenza del genitore, quindi è moralmente impegnativo far sì che le soluzioni migliori devono uscire dalla regione affinché sia Noemi che i bimbi come lei abbiano dei mezzi concreti per far sì che continuino la loro esistenza. Telecamere di sorveglianza e implementazione dell'illuminazione pubblica, questo è il progetto Occhi su Montesilvano presentato questa mattina. Andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Occhi su Montesilvano, occhi che proteggono, monitorano e creano più sicurezza percepita da parte dei cittadini. Si tratta di un progetto volto ad operare una costante ricognizione sul territorio. Un intervento cofinanziato mediante il programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. L'esigenza nasce dal bisogno primario di questo territorio di avere maggiore vigilanza, di avere maggiore prevenzione. Prevenzione va di pari passo con l'educazione, ecco perché oggi noi vogliamo far filtrare questo messaggio soprattutto nelle scuole dove noi abbiamo attivato una serie di sistemi di videosorveglianza. Vogliamo sostanzialmente venire incontro alle esigenze di questo territorio così vasto e così difficile da controllare e lo stiamo facendo nei migliori dei modi e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni cercando di trovare le risorse per implementare questa attività. Il progetto si muove su due linee, da un lato l'implementazione dell'illuminazione in zone periferiche e isolate, dall'altra l'inserimento di circuiti di telecamere capaci di monitorare costantemente aree vittime in precedenza di atti vandalici. Sono due linee per un importo totale di 360.000 euro, circa 120.000 euro per un sistema di illuminazione che abbiamo inteso effettuare nel nostro lungo fiume Saline, un lungo fiume che oggi fino a qualche giorno fa rappresentava un'area degradata su cui stiamo intervenendo e intendiamo assolutamente valorizzarla. L'altro progetto riguarda un sistema di videosorveglianza che noi abbiamo prioritariamente installato nelle scuole di Montesilvano. A svolgere una funzione centrale sarà il comando della Polizia Municipale di Montesilvano, con un centro operativo nel quale convergeranno tutte le telecamere del territorio. E avremo una possibilità di controllare meglio tutti i possibili atti vandalici che si potranno perpetrare nei confronti delle scuole. In più, immagino che l'amministrazione in questo farà idonea pubblicità, i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni che rilevano sul territorio. E adesso torniamo a Teramo. Dall'Unione Europea sono in arrivo 5 milioni di euro per l'amministrazione comunale, fondi che saranno impiegati per riqualificare un luogo storico della città che da anni è in stato di abbandono, cioè il mercato coperto. Sindaco, 5 milioni di euro per il mercato coperto, un investimento importante. Ma sono 5 milioni di euro che vengono da finanziamenti europei, dalla linea che diciamo, prevede come presupposto la sostenibilità ambientale, riguarda le piste ciclopedonali, riguarda la banda ultralarga, riguarda i percorsi culturali e riguarda il mercato coperto. In questo progetto che stiamo portando avanti è l'occasione di organizzare un evento dentro il mercato coperto, proprio mette in evidenza ancora di più la volontà dell'amministrazione di voler riportare a lucido questo spazio importante. Uno spazio che è storico, i mercati generali, e quindi andiamo avanti. Il Bruxelles ci ha dato già il via libera alla prima fase, siamo contenti e soddisfatti, cercheremo di vedere se c'è la possibilità di avere altre risorse che ci permetterebbero di inserire dentro questo progetto anche il vecchio stadio, perché in questo momento il vecchio stadio c'è un progetto, c'è uno studio di fattibilità, ma non c'è una possibilità diciamo pratica di realizzare un progetto. Stiamo cercando di metterlo all'interno anche del discorso del mercato coperto e di 5 milioni di euro che adesso abbiamo dei fondi europei. Adesso prepariamo il progetto, lo presenteremo alla comunità europea, ma sicuramente il mercato coperto manterrà la sua funzione principale, quello di mercato coperto, di mercato generale. E attorno al mercato generale costruiremo un progetto, ripeto, che ha come presupposto la sostenibilità ambientale. Per questo l'Europa dà i soldi. L'Europa dà i soldi sulla vivibilità, sulla sostenibilità ambientale, sulle piste ciclopedonali e noi questo vogliamo realizzare.
A Teramo nascerà entro fine anno un nuovo gruppo, una nuova lista civica. Ci sta pensando l'ex sindaco, ora consigliere comunale di maggioranza Alfonso Di Sabatino Martino, un gruppo civico cui faranno probabilmente parte tutti gli scontenti, tra cui il consigliere Guido Campana, che sta per abbandonare la lista di Mauro Di Dalmazio. Vediamo. Consigliere Campana, è ufficiale? È uscito dalla lista? È una mia riflessione sulla lista civica che ho fatto in maniera anche importante, anche perché si deve crescere, si deve cercare di verificare cosa poter fare per quanto riguarda appunto il futuro, che poi il futuro politico è sempre quello più importante per noi consiglieri. Qualche passaggio della mia civica non mi è piaciuto, quindi ho detto anche a Mauro e ho parlato anche con Mauro, capire che fine farà la nostra civica, perché credo che già quasi è finita, anche perché non c'è più collaborazione e coordinamento fra di noi. Io non sono un politico, sono un uomo della città e la città appunto mi dice di dover lavorare per migliorare tanti aspetti e per questo motivo voglio lavorare per la città. Cos'è che non c'è stato prima di tutto? Condivisione? Condivisione appunto, non ci vediamo mai, è brutto questa cosa qui. Il sindaco ha problemi seri, in mezzo alla giunta si vede, in mezzo al consiglio pure. E qualcosa dobbiamo fare per poter svegliare questa città, perché poi veramente se ci mettiamo in mano la politica è brutto. Condivisione di un progetto politico con il consigliere Di Sabatino? Beh, dato lo sento pure, ci sentiamo, anche lui ha le sue idee, come anche io ho idee, vediamo cosa succede nel futuro. Considerato il non equilibrio, qual è il suo futuro nella maggioranza? Mio è un futuro di crescita, perché la politica si fa sulle prospettive, si fa su quello che è un percorso condiviso e si fa coinvolgendo su un'idea e non si fa contro qualcuno. E ragion per cui stiamo sentendo degli amici, dei consiglieri comunali che manifestano anche loro insomma delle perplessità in ordine a quello che sia stato l'andamento di questo primo anno e mezzo, e quindi su questo ci stiamo confrontando per dare uno slancio a questa amministrazione che onestamente credo ristagni rispetto a quello che ripeto, credo sia debba essere insomma il principio in base al quale si sta insieme in un percorso politico. Potrebbe esserci il consigliere Campana? È uno di quelli con i quali parliamo con piacere. Serviva il rimpasto di giunta effettivamente? Serviva il rimpasto di giunta e forse il sindaco non ha capito bene l'importanza. Il sindaco deve fare il sindaco e deve comandare da solo. I partiti e i big politici non devono comandare su di lui. Credo che il sindaco è rimasto solo e nessuno lo sta proteggendo. Ecco perché dico al sindaco di fare lui il sindaco e di non farlo fare ad altri. Altri movimenti, per così dire, tra politica e sociale in città, perché a Teramo nasce l'associazione La Manovella, orientata ad operare nel sociale. Il nome e il simbolo rimandano alla necessità di rimettere in moto la società. Vediamo. Con quale auspicio nasce questa nuova associazione? Ma innanzitutto proprio dal nome, La Manovella, mettiamoci in moto, cioè per ripartire. Prima c'era un'associazione culturale che si chiamava La Manovella, di cui ero presidente, oggi siamo noi politici, noi eletti, diciamo, siamo usciti da questa associazione per lasciarla in mano ad un gruppo di amici che hanno voglia di fare sul territorio, al di là del colore politico, questa voglia di fare che comunque deve essere slegata alla politica, riavvicinare la gente al fare senza dover passare per forza per la politica. Quali finalità e quali sono le caratteristiche? Allora, le caratteristiche: noi siamo un'associazione socioculturale che ci rivolgiamo molto al sociale e non è un'associazione politica, ma vuole stare vicino alla politica per parlare, fare dei tavoli e organizzare tutti i problemi che può avere il mondo del sociale, delle persone più deboli, promuovendo delle manifestazioni in cui si possono raccogliere dei fondi per diverse situazioni riguardanti il sociale, ma ogni qualvolta si fa una manifestazione, il giorno prima fare una tavola rotonda invitando la stampa, se vuole essere con noi, e i politici che si devono, diciamo, confrontare con questi problemi per poter dare una risposta più ampia, non solo quello di una sera, ma alle problematiche che ci sono nel mondo del sociale, nel mondo dei più deboli, che ne sono tantissime. Nasce da una esigenza specifica? Nazione di genere, di un confronto con tanti amici che si sono uniti e hanno pensato di poter fare qualcosa di positivo per tutta la nostra comunità. E diciamo è un'ispirazione di una vecchia associazione, Maurizio Ravello, dove c'era anche Giorgio prima, e che quindi diciamo ha voluto riprendere questo percorso che ha portato a tante cose positive, tante manifestazioni che avevamo fatto.
Cambiamo decisamente argomento adesso e ci occupiamo di agricoltura, qualità, innovazione e radicamento nel territorio. Se ne è discusso a Tollo in un convegno sul vino dal tema alla filiera sostenibile tra innovazione e radicamento. Antonio Recanati. La crescita della filiera agroalimentare abruzzese passa attraverso la qualità, l'innovazione ed il radicamento del territorio. Su questi temi si è discusso a Tollo, dove si sono confrontati istituzioni e aziende. Noi dobbiamo migliorare la nostra qualità nell'offerta, non intesa come qualità del prodotto, ma soprattutto come organizzazione produttiva dell'offerta. Noi dobbiamo essere protagonisti sui mercati nazionali, ma soprattutto sui mercati internazionali. Lo possiamo fare costruendo la filiera sostenibile del settore vino. È stato fatto tanto in questi anni, dobbiamo migliorare ancora di più con gli strumenti e le risorse del piano di sviluppo rurale, sicuramente daremo un impulso importante a questo settore. Un progetto pilota che è partito dopo che Cantina Tollo insieme all'altra cooperativa hanno dato vita alla DOC Tullum. E quindi avevamo bisogno non solo di fare degli ottimi prodotti con la DOC Tullum, ma dare un prestigio a questa DOC. Il prestigio a questa DOC si può dare prendendo in esame tutto il percorso della filiera, quindi dalla produzione in campagna alla vinificazione e alla comunicazione, che deve essere arricchita di altri valori, non solo della qualità del vino. E adesso, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio di Serie B e dal Pescara. Ancora delusione in casa biancoazzurra per la brutta prova offerta nella partita di venerdì contro il Cesena. Sabato prossimo invece sfida casalinga con lo Spezia. Il tecnico Oddo cercherà di recuperare Campagnaro al centro della difesa. Probabile il rientro tra i pali di Fiorillo, che venerdì scorso è stato rimpiazzato. Piazzato da Aresti, che andiamo ad ascoltare nell'intervista realizzata da Enrico Rocchi. Non sono servite a niente alla fine le parate, quindi sono deluso e è un peccato, perché il gol a freddo ci ha un po' tagliato le gambe. Poi siamo anche un po' usciti alla lunga, ma è normale, quando vai avanti per cercare di pareggiare ti scopri e concedi un po' di più. Io, guarda, sinceramente sono contento solo quando vinco, quindi per il resto della mia prestazione mi interessa poco oggi. Ecco, qual è stata la difficoltà maggiore nel tamponare queste folate offensive del Cesena? Ma loro sono molto bravi lì davanti, hanno qualità come noi tra l'altro. Poi in questo campo è come giocare in un flipper, la palla va a 200.000, loro sicuramente sono più abituati di noi. Sì, a mezz'ora abbiamo sofferto un po'. Però non è facile venire qua a Cesena e fare la partita e metterli sotto, perché loro sono una squadra che ha speso magari il doppio del Pescara per vincere il campionato. Però ho detto, non sono molto superiori a noi. No, anch'io penso come il mister, assolutamente. Quindi poi i cavalli si vanno alla fine, quindi sicuramente questo Pescara dirà la sua per la lotta per i playoff. È stato un peccato prendere un gol così a freddo, ripeto, perché da lì è cambiata la partita. Se magari tenendo un po' il risultato sulla 0-0 saremmo, penso, venuti meglio fuori. Adesso parliamo della Virtus Lanciano. Si riaccende l'entusiasmo in casa rossonera dopo la vittoria sul Latina, che ha consentito di acciuffare in classifica l'Ascoli. Ascoltiamo adesso il match winner Antonio Piccolo, autore di una doppietta, e il centrocampista Paghera, che parla dell'importanza dell'ambiente e dell'apporto del pubblico per la conquista dei tre punti. Alessio Giancristofano. È stata una partita che anche nei minuti dove ci ha visto in 10 contro 11 abbiamo dato l'anima, perché volevamo vincere, perché per noi era importantissimo vincere, ci dà morale per affrontare, no, questa ultima parte di campionato, e quindi un grande merito a questa squadra. Sono stato solo il finalizzatore delle occasioni che abbiamo creato, nessuno decide le partite come singolo, è la squadra che contribuisce, poi c'è sempre chi finalizza le azioni e le concretizza, quindi non è solo merito mio, ma è merito di una squadra, di uno staff che ci permette comunque di lavorare bene. E niente, è un momento positivo soprattutto per me, speriamo che possa anche volgersi per la squadra. È una partita proprio delle nostre questa, perché non passava, non finiva mai, abbiamo fatto di tutto e penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo fino al gol loro, che lì ci siamo impauriti, ma quando sei sotto in classifica è normale che magari
ti viene un po' di ansia quando vedi un risultato che ti sta sfuggendo. Poi è stato l'episodio del rigore che per loro, che è girato tra virgolette a nostro favore, ci ha dato magari quella spinta emotiva, però in 10 dopo non era facile, ma abbiamo un cuore grande e quando siamo una cosa sola, diciamo noi, ma soprattutto l'ambiente che ho visto oggi, i tifosi, perché non l'ho visto sempre quest'anno, quando c'è questo entusiasmo tutti insieme, venire a vincere a Lanciano è dura. Poi non so come finirà l'anno, però se c'è questo ambiente penso che il Lanciano sarà duro a morire. E adesso scendiamo in Lega Pro, un'altra squadra che esce da un momento difficile, il Teramo, che con una prestazione d'orgoglio ha ritrovato la vittoria contro il Forte Siena, fino a ieri imbattuto in trasferta da Di Caidi e Di Palo Antonio. Le firme sul 2-1 maturato al Bonolis, che ci racconta Andrea Costantini. Col cuore la grinta e mettendoci anche qualcosina in più, il Teramo torna alla vittoria e lo fa in un giorno, quello della sfida col Siena, in cui la tensione prima del match la si respira. Vivarini sceglie il 3-5-2, alla fine le scelte gli daranno ragione. E come? Perché dopo il riflesso al 21esimo di Tonti sulla vista, Di Paolo Antonio, schierato esterno sinistro, apre le danze con il destro sull'invito di Moreo. Il diagonale batte Montipò e sembra presagire ad una giornata che, nonostante il freddo, sembra volgere al sereno. Pedrella, schierato a fianco dell'Airone, prova la staffilata al 28esimo, alta, mentre Portanova, 60 secondi più tardi, stacca di testa sul corner di La Vista con Mastro Nunzio, che non riesce a correggere sotto misura. La Vibera, che al 33esimo prova il diagonale, disinnescato da Tonti coi piedi, prima della doccia gelata per il Bonolis, che arriva al 43esimo. Piredda assista al bacio per Giorgio La Vista, solo davanti a Tonti, che rimane in piedi, ma non riesce ad evitare il lob vincente del numero 10 senese. Ma il Teramo la ripresa l'approccia con quello spirito di sacrificio che oggi l'ha contraddistinto, distinta, che poche volte si era visto quest'anno. Il corner di Amedio è preda di Nebil Caidi, che prende l'ascensore, frana, forse in maniera irregolare, su Sacilotto e deposita in fondo al sacco tra le proteste dei bianconeri di Azzori. Per il centrale difensivo, come per Di Paolo Antonio, primo gol in stagione. I biancorossi sembrano scrollarsi di dosso un po' di tensione a questo punto, ma il Siena è squadra tosta e dopo la parata di Montipò su Petrella, minuto 61, è la formazione di Azzori a prendere in mano il pallino del gioco. Bonazzoli sfrutta il contrasto vinto con Dorazio, destro violento fuori, ma è un assalto quello toscano. Altobello salva sulla linea il colpo di testa di Portanova, quando però il gioco era già stato interrotto per una posizione di offside del difensore bianconero. Azzori butta dentro Libertazzi e De Feo ed è proprio l'ex lancianese a far passare l'ultimo brivido ai tifosi del Diavolo all'89esimo, quando l'estremo difensore di casa salva prima che Massimi di Termoli, dopo 6 minuti di recupero, certifichi una vittoria vitale per il Teramo, che oggi forse per la prima volta è sembrato capace di andare oltre quei limiti tante volte sottolineati in questa settimana. Il servizio ovviamente non era di Andrea Costantini, come avete potuto sentire, ma del collega Jacopo Forcella. Andiamo avanti con la Lega Pro, adesso parliamo dell'Aquila, altra prova convincente per l'Aquila, che ha sfatato il tabù Prato degli ultimi anni. Al Fattore è finita 2-0, in evidenza la premiata ditta partenopea Perna San Domenico, il primo autore della doppietta decisiva, il secondo ha effettuato 2 assist per il centravanti Gianmarco Menga. L'Aquila vola al Fattori, batte 2-0 il Prato e centra il secondo successo interno consecutivo. In più esorcizza la bestia nera Prato, contro cui non vinceva da lontano 2011. Una prova di qualità e sostanza per gli uomini di Perrone, puntuali soprattutto in difesa, con la piacevole scoperta Cosentini sempre sugli scudi. Devo dire grazie in primis al mister, come dico sempre, perché è lui che mi ha trovato questo ruolo e mi sta dando fiducia. Poi vabbè, da solo non faccio niente, sicuramente la squadra ha giocato bene e mi dà una mano in tutto quello che faccio, soprattutto Mancarone, che anche Mancini, insomma i più grandi, che mi danno molta fiducia e mi danno anche consigli molto buoni. Nell'undici iniziale Perrone sorprende tutti, niente 4-2-4 ma 3-5-2, il modulo inaugurato nel derby con il Teramo. Dal primo minuto si rivede De Francesco in mediana, in attacco Ceccarelli agisce dietro Perna, preferito a De Sousa, che parte inizialmente dalla panchina. L'Aquila inizia bene, tesse le trame di gioco ma senza sbocchi in avanti. Al 30esimo però ecco la prima vera chance, Milicevic imita Ibrahimovic, tacco volante a liberare Perna, che conclude così in diagonale lambendo il palo. Al tramonto del primo tempo, seconda chance cestinata dai rossoblù. Manuel Mancini recupera l'ennesimo pallone a metà campo, sponda di Perna, lobba a cercare Ceccarelli, che sbaglia il controllo con il mancino e scivolando cicca di destro sul fondo.
L'Aquila però capitalizza la mole di gioco nella ripresa. Salgono i ritmi, Perrone fa entrare prima Piva al rientro dall'infortunio per Ligorio, quindi De Sosa al posto di Ceccarelli. Al 52esimo, grande giocata in un fazzoletto di San Domenico che spara a botta sicura trovando Rossi in angolo. Al 64esimo, l'unica vera occasione per il Prato di De Petrillo. Cross dalla sinistra per il colpo di testa del neo entrato Gomez che trova i guantoni di Zandrini. Il gol aquilano è nell'aria, minuto 71. Cosentini, lancio telecomandato per San Domenico sulla destra, cross al bacio per Perna che in spaccata fa 1-0. Terzo centro in campionato per la rete napoletano e secondo assist di San Domenico a Perna dopo quello contro il Teramo. La premiata ditta partenopea non ha però concluso lo show. Tre minuti dopo Mancini scodella per San Domenico, di nuovo cross dalla destra e stavolta di petto alla Balotelli, Perna fa 2-0, regalandosi la prima doppietta in rosso-blu. Quarto gol in campionato per il 9 aquilano e pensare che l'anno scorso erano stati solo tre i centri nell'intera stagione. Perna che poi in transagonistica interviene così su Cavagna beccandosi il giallo. Meno sanguinoso però di quello che rimedia Manuel Mancini che diffidato sarà costretto a saltare la gara di Siena in programma venerdì sera. Finisce qui 2-0 e tanti applausi per l'Aquila che gara dopo gara sta sorprendendo anche i più scettici ad inizio campionato. Se si continua così la salvezza potrà arrivare senza patemi nonostante la penalizzazione futura. A fine gara è raggiante in volto l'artefice principale della rinascita, il tecnico Carlo Perrone. Sono contento perché comunque penso che i ragazzi si meritino queste soddisfazioni per l'impegno che stanno mettendo dall'inizio del campionato. Oggi abbiamo fatto veramente una bella partita, abbiamo cercato di giocare, abbiamo creato tanto e diciamo abbiamo reso in offensiva un Prato che comunque veniva da tanti buoni risultati. Ed adesso la Serie D con il pareggio 2-2 tra Fermana e Giulianova. Primo punto in trasferta per il Giulianova che afferma, cullato sino al 90esimo il sogno di acciuffare il successo in campo esterno. È finita 2-2 contro una Fermana che comunque ha attaccato per gran parte della gara. Ha collezionato la formazione di casa 13 calci d'angolo e sulla sua strada ha trovato un Ursini in grande spolvero, anche se sulla rete locale del 2-2 pesano gli errori dei migliori in campo, Ferrante, Ursini e anche Giampaolo che al 36esimo ha lasciato la squadra in 10 per il secondo giallo rimediato in modo ingenuo. Prima del fischio d'inizio un lungo abbraccio tra Osvaldo Iaconi e Francesco Giorgini, due allenatori che si stimano molto e che nella loro carriera da calciatori si sono spesso affrontati da avversari su campi di calcio. Presente anche Marco Raparo, il capitano della Folgore, in procinto di accasarsi alla Samb e che è andato a trovare i suoi ex compagni del Giulianova. Ospiti che affrontano la Fermana a viso aperto, lasciando però qualche spazio di troppo ai canarini. Vita, uno degli ex di turno e centrocampista nato, adattato da Giorgini nel ruolo di centrale difensivo accanto a Ferrante. Buon inizio per i marchigiani che per almeno 5 minuti consecutivi non consentono ai giallorossi di lasciare la propria metà campo, ma al primo affondo la truppa giuliese chiede il rigore per un presunto fallo ai danni di Di Stefano. L'arbitro assegna solo un corner agli ospiti. La Fermana si affida a qualche tiro dalla distanza con Omiccioli che però non spaventa più di tanto Ursini. Straccia tarda a carburare, quando lo fa il Giulianova cambia marcia. Giampaolo è in stato di grazia e lo dimostra il talentuoso attaccante giallorosso quando serpeggia in area avversaria nascondendo il pallone consentendo a Marzucco al minuto 22 di superare Olzac per il vantaggio ospite. Si fa male Comotto, già non al meglio della condizione, al suo posto l'ex Terrenzio al centro della difesa. Al 28esimo invalidato un gol ai canarini per una carica ai danni dell'estremo giallorosso. Poco dopo Valdese rimedia il giallo per una simulazione in area. Bravo Rivi al 32esimo con un fendente che impegna Ursini in corner. Dal calcio d'angolo nasce il penalty per un tocco di mani in area di Di Stefano, dal dischetto va Valdés, Ursini tocca con il piede ma non riesce a deviare. I giallorossi tornano sul finire di tempo nuovamente in vantaggio, il timbro è di Giampaolo che approfitta di un doppio errore di Iotti e Cremona, brividi per gli ospiti al 46esimo ma al riposo si va col Giulianova in vantaggio. Nonostante il campo non in perfette condizioni, la Fermana nel secondo tempo riesce ad alzare il ritmo, al 19esimo Ursini compie un mezzo miracolo su Bossa, il numero 6 canarino va vicino al pari poco dopo raccogliendo di testa un traversone dalla sinistra, schiaccia troppo e la sfera termina sul fondo. Iaconi toglie Terrenzio, vuole un centrocampista offensivo, dentro Misin, Ursini super su Valdessa alla mezz'ora.
Al 36esimo l'episodio dell'espulsione di Giampaolo, che tira dopo il fischio dell'arbitro, punizione eccessiva per l'attaccante giallorosso, ma che lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Fermana all'assalto finale, ma il pari arriva su un clamoroso errore del pacchetto arretrato giuliese. Non si intendono Ferrante e Ursini. Iotti ha solo il compito di spingere in fondo al sacco. Canarini fischiati dal proprio pubblico, giuliesi applauditi dai propri sostenitori. In settimana in arrivo i primi acquisti in casa giallorossa, di sicuro firmerà il trequartista Pellecchia, ex Brindisi. E adesso andiamo a vedere la vittoria dell'Avezzano 2-1 sull'Isernia. Clamoroso al Dei Marsi, dove con un gol al 95esimo del neoentrato Pollino, l'Avezzano si aggiudica 3 punti d'oro contro l'Isernia, dando un calcio alla crisi e riprendendo la marcia verso zone più tranquille di classifica. Per quanto visto, soprattutto nella ripresa, la vittoria della squadra marsicana pare meritata. Per l'Isernia un finale amaro, ma la consapevolezza di aver giocato una gara comunque nel complesso positiva. I biancoverdi, reduci dal KO con la Folgore Veregra e da un periodo tutt'altro che positivo, iniziano la gara in maniera contratta, in un ambiente quasi surreale. Più spigliata invece la formazione di De Bellis, che trova così al primo affondo il gol. Il cronometro segna l'ottavo quando c'è un tiro di Fontana da oltre 30 metri e la deviazione involontaria di Tabacco, con la palla che finisce in rete alle spalle del portiere Davino. Geno sugli spalti del Dei Marsi, dove i tifosi presenti però pian piano iniziano a scaldarsi. Al 20esimo ancora Isernia, questa volta pericolosa con una punizione da 18 metri di Cantoro, che conclude però centralmente fra le braccia del portiere marsicano. I ragazzi di Lucarelli, squalificato e sostituito in panchina da Gallese, spingono senza costrutto, lasciando inoperoso il portiere ospite Maggi. L'importanza della posta in palio è grande, ma in campo lo spettacolo lascia a desiderare. Si arriva così alla mezz'ora quando c'è una fiammata locale con Felli che crossa in aria per Puglia, che impatta con il pallone, mettendo però a lato dopo la deviazione di un difensore molisano. Passano appena 2 minuti e il pareggio è cosa fatta, con il gol di Felli che deve solo ribadire in rete da 2 passi la sfera, tornata in campo dopo aver incocciato sulla traversa. I marsicani riprendono coraggio e continuano ad attaccare, anche se al 38esimo si registra un tiro insidioso di Manzo, che non inquadra però lo specchio della porta. La gara ora è più vivace, con i marsicani che al 40esimo si rendono ancora pericolosi, questa volta con un tiro violento di Bisegna che sfiora il montante della porta di Maggi. Nella ripresa al 7esimo l'Avezzano chiede un rigore per un contatto in area isernina fra Sabatino e Bittaie, e con Camilli di Foligno, che lascia però proseguire fra le proteste marsicane. Al 16esimo c'è una punizione dal limite per l'Isernia, batte Ruggeri con la sfera che buca la barriera prima del miracolo di Davino, che salva la sua porta mettendo il pallone in calcio d'angolo. Come nel primo tempo, a farla da padrone l'equilibrio con le occasioni che arrivano però con il contagocce. La gara si scalda con falli dall'una e dall'altra parte, con gioco spesso interrotto dal direttore di gara. Si arriva così nel finale con Moro che al 39esimo si divora il 2-1 in area dell'Isernia prima della parata un minuto dopo di Maggi su corner insidioso battuto da Di Genova. Ma il finale dolce per i padroni di casa, che al 95esimo, all'ultimo assalto, trovano il gol con il neoentrato Pollino che di testa, su punizione di Bisegna, mette alle spalle dell'incolpevole Maggi. Questa volta la gioia dei tifosi del Dei Marsi può esplodere in tutto il suo fragore. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per essere stati con noi e buona giornata.